Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto, ovvero la realizzazione di un bug attraverso l'utilizzo dell'integrato LM2596. Le caratteristiche principali di questo componente sono che può reggere una tensione d'ingresso fino a 40 V, può erogare in uscita una corrente massima di 3 A, e che lavora a una frequenza di switching fissa di 150 kHz. L'utilizzo di questo integrato per realizzare un bug è davvero molto molto comodo, in quanto, essendo tutto integrato, sia il controllo e sia l'attivo di potenza, l'unica cosa che bisognerà fare, come si vede dal circuito di applicazione tipica di questo integrato, è andare a selezionare correttamente il valore di induttanza, la capacità di uscita e il diodo di ricircolo, oltre a ovviamente dimensionare correttamente anche la rete di feedback a seconda delle tensioni che vogliamo avere in uscita. Quindi, come si può chiaramente vedere, in pratica si tratta davvero di 4 componenti messi su scheda. Ora, questo circuito, oltre ai vantaggi di cui abbiamo appena parlato, presenta però un grosso svantaggio, ovvero che l'integrato prende il feedback solo della tensione di uscita, mentre non riceve nessuna informazione sulla corrente che sta scorrendo sul carico e quindi in pratica non è regolabile in corrente. L'unica feature che ha all'interno è un circuito che si rende conto quando la corrente di uscita sta superando i 3 A e quindi va a bloccare internamente il duty dell'integrato. Però per tutte quelle correnti che vanno da 0 A a 3 A non dà possibilità di regolazione. Quindi quello che voglio fare in questo progetto è andare a realizzare un circuito, quindi modificando quello tipico, in modo da poter effettuare anche la regolazione di corrente. E per far questo andrò ad inserire una resistenza di shunt nel circuito, il cui segnale arriva a questo blocchetto, quindi attualmente non sappiamo cosa c'è dentro, ma a seconda della corrente che legge in uscita e a seconda dei limiti che abbiamo impostato, andrà a falsificare il segnale di feedback letto dall'integrato LM2596. Infatti, com'è che funziona la regolazione di tensione di uscita? L'integrato vuole vedere su questo nodo la tensione fissa di 1,25 V. Quindi, a seconda dei valori selezionati per R1 ed R2, abbiamo che in uscita otterremo un certo valore di Vout. Ora, che cosa succede quando la corrente di uscita supera il valore da noi impostato? Succede che questo blocchetto va ad aumentare la tensione su questo nodo e l'integrato vedrà questa cosa come il fatto che la tensione di uscita sia troppo elevata rispetto al valore di set point e quindi reagirà diminuendo il suo duty cycle interno. E questo provocherà una diminuzione della tensione di uscita fino a quel valore in cui la corrente che scorre sul carico è proprio uguale al set point che abbiamo selezionato. E in quel momento questo blocchettino imposterà sul nodo una tensione di 1,25 V,
Quindi l'integrato crederà di aver raggiunto una tensione stabile in uscita. Il circuito interno del blocchettino per il controllo della corrente è il seguente. Abbiamo qui un LDO che si genera una 12 V partendo dalla tensione di alimentazione del buck e che servirà per alimentare questi due amplificatori operazionali, di cui il primo è messo in modalità di amplificatore, quindi prenderà il segnale di tensione proveniente dallo shunt di corrente e lo andrà ad amplificare per essere poi messo in ingresso di un amplificatore operazionale messo in modalità di integratore. Quindi, a seconda del set point impostato e a seconda del valore di tensione letto, questo integratore andrà a variare la sua tensione di uscita. E poi, attraverso questo diodo, arriverà sul nodo, che qui è stato simulato con una resistenza di 1K, e quindi andrà a effettuare una modifica della tensione di feedback. Quindi, quando la corrente che scorre in uscita è superiore al set point, la tensione su questo nodo aumenta e quindi si ottiene la falsificazione del segnale di feedback. Quando invece la corrente che scorre in uscita è minore del set point, la tensione su questo nodo si abbassa, arrivando fino a zero. Però, essendoci questo diodo, non va ad influenzare la tensione sul nodo di feedback. E quindi la tensione di uscita del buck resta fissa al valore che viene impostato attraverso il partitore resistivo. Ecco qui come sarà lo sbroglio del buck sulla PCB 1000 fori. Abbiamo qui il connettore della tensione di ingresso seguito da tutto lo stadio di potenza fino a raggiungere il connettore della tensione di uscita. Si possono chiaramente distinguere il condensatore di ingresso, i 5 pin di connessione dell'integrato, il diodo di ricircolo, l'induttore, il condensatore di uscita e lo shunt di corrente. Mentre tutta la parte inferiore della scheda è dedicata al circuito di controllo. Quindi qui abbiamo lo stadio di LDO, mentre qui è presente tutta la circuiteria dell'amplificatore operazionale LM358. Come si può vedere, quindi, lo sbroglio su scheda è avvenuto in modo abbastanza lineare e abbastanza compatto. E inoltre il fatto che lo stadio di potenza sia totalmente separato dallo stadio di controllo è un'ottima cosa per quanto riguarda l'immunità ai disturbi. Molto bene, quindi quello che adesso mi rimane da fare è saldare lo schedino e poi nel video successivo andremo a fare qualche test una volta che il buck sarà completato. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!